pochi soldi nel fondo cassa, ladri si accaniscono contro le vetrine della pasticceria Chocolat. Danni ingenti. Capodanno cinese in 7.000, la sfilata conclusiva del dragone dal macrolotto 0 a Piazza del Comune. Il cibo non somministrato nelle mense scolastiche donato alle famiglie indigenti, il progetto lanciato a Montemurlo. Bambino di 12 anni va alla sfilata di carnevale con una katana vera, denunciata alla madre. Bagno di folla a Paperino per l'inizio del carnevale, 42esima edizione dedicata ai cartoni animati. Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro TG. Ladri in azione al bar Pasticceria Chocolat in via Magnolfi. Dopo aver rubato il fondo cassa, i malviventi si sono accaniti contro le vetrine, sfondando a colpi di bottiglie. Ingenti sono stati i danni. Vediamo il servizio di Marco Manzo. Forse si sono indispettiti per non aver trovato molto nel fondo cassa, così hanno preso delle bottiglie e hanno spaccato quasi tutte le vetrine da esposizione. È successo verso mezzanotte al bar Pasticceria Cioccolati via Magnolfi. Ad agire due ladri che prima sono entrati nel negozio forzando la porta della cucina, poi si sono diretti verso il fondo cassa. All'interno c'erano circa 130 euro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena. I due, a volto scoperto, dopo aver prelevato i soldi, hanno afferrato alcune bottiglie e le hanno spaccate contro quattro vetrine dell'esposizione, mandandone due completamente in frantumi e danneggiando seriamente le altre. Non contenti, si sono scagliati anche contro la vetrina di un frigo, rompendo anche quella. Il titolare si è accorto del furto e dell'episodio vandalico solo questa mattina, poiché il locale non ha l'allarme. Ingente il danno, che si aggira tra i 15 e i 20.000 euro. Nonostante il brutto episodio, il bar ha voluto aprire regolarmente. Sul caso indagano i carabinieri. Con il marito ai domiciliari si era incaricata di provvedere al sostentamento della famiglia spacciando, ma le mosse della donna, una 44enne disoccupata e pregiudicata, non sono sfuggite ai carabinieri, che l'hanno scoperta ed arrestata mentre sotterrava in una aiuola di via Caboto 5 bustine contenenti 250 grammi di chetamina. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di recuperare 5.400 euro in contanti, frutto dello spaccio. La donna, cittadina cinese, è la moglie dell'uomo che lo scorso 24 novembre era stato arrestato dai carabinieri per evasione. Costretto ai domiciliari, era infatti uscito per andare a fare la spesa. Si sono conclusi questo weekend con la tradizionale sfilata del dragone e i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Un allestimento imponente, quello dell'Associazione Buddista Cinese in Italia, per un'edizione molto partecipata. E noi c'eravamo, guardate. Capodanno cinese è festa molto grande, cielo, Yuan Xiao Jie, cielo del lago, per tutti via Pisoise oggi. Auguri per tutti, buon anno, buon Yuan Xiao Jie, quello. Un capodanno cinese dal record, quello che si è festeggiato a Prato questo weekend, conclusosi ieri con la sfilata del dragone per le vie del macrolotto 0 fino ad arrivare al cuore del centro storico. Le prime stime parlano di circa 7.000 persone che hanno seguito il corteo, tanti sicuramente fotografi venuti anche da fuori Toscana per immortalare i mille colori del capodanno cinese, avvistato anche Diego Zorobianchi, il conduttore del noto programma Propaganda Live. Questo è un personaggio di una storia molto romantica anche, e ho ricreato da zero, diciamo, il copricapo, lanterna e anche tutto il vestito. La sfilata è partita dal tempio buddista in piazza della Gualchierina e ha proseguito per via Pistoiese, dove il dragone è entrato nei vari esercizi commerciali come rito propiziatorio per il nuovo anno. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del comune e il contributo della regione ed è stata organizzata dall'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia. E siamo insieme al presidente dell'associazione buddista qua a Prato, e che ci vuole dire qualcosa in italiano. Italiano, tutti buon anno. C'è stato un grande lavoro, un indotto importante e i risultati si vedono. A Prato non c'è in questo momento una stanza d'hotel libera. Alla manifestazione di quest'anno hanno partecipato anche alcuni studenti dell'Istituto Dagomari. I ragazzi cinesi hanno coinvolto nei festeggiamenti del Capodanno i loro compagni italiani.
Quest'anno è la prima volta che i ragazzi partecipano alla sfilata e hanno partecipato molto 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 volentieri, c'è stata una preparazione, insomma hanno veramente collaborato proprio all'interno della scuola guidati dai docenti e l'hanno fatto veramente volentieri e io li ho visti ora, li ho salutati, erano insieme ragazzi cinesi, ragazzi italiani. Infine il corteo è arrivato in piazza del comune, all'ombra della statua del Datini si è svolta come da tradizione la preghiera dei monaci buddisti. Questa comunità è qui da tanti anni, bisogna ovviamente rispetti le regole, bisogna ci siano dei doveri, ci sono ovviamente dei doveri, ci sono dei diritti, ci sono tutti quel percorso che un cittadino che decide di scommettere il proprio futuro in questa città deve avere. Chiediamo a tutti di volere bene a questa città, di rispettarla, di considerarla propria casa, anche un momento come questo, anche un momento come questo. Paura alla multisala Ucilux Campi Bisenzio per un principio di incendio avvenuto la notte tra sabato e domenica. L'evento è stato causato da un cortocircuito che ha interessato un monitor di servizio presente all'interno della multisala in una zona adiacente al corridoio principale. La situazione è stata immediatamente arginata sia dall'intervento dei dipendenti di UCI Cinema che da quello dei vigili del fuoco. Il pubblico presente all'interno delle sale, circa 1200 persone, è stato prontamente evacuato. Alcuni dipendenti del cinema ed un cliente hanno effettuato una visita di controllo al più vicino pronto soccorso per essere poi dimessi subito dopo qualche ora. La multisala ha riaperto regolarmente nella giornata di ieri. Lotta allo spreco alimentare. A Montemurlo il cibo non somministrato nelle mense scolastiche verrà donato alle famiglie indigenti. Vediamo. A Montemurlo la lotta allo spreco alimentare parte dalle scuole. È stato firmato il protocollo d'intesa per la donazione delle eccedenze alimentari nelle mense scolastiche tra il Comune di Montemurlo, la Dusman Service, società che gestisce il servizio di refezione, l'Istituto Comprensivo Margherita e l'Associazione San Vincenzo De Paoli. Il cibo delle mense non sporzionato e non somministrato agli studenti, dunque perfettamente integro, non finirà più nella spazzatura come avveniva fino ad oggi, ma sarà recuperato dai volontari della San Vincenzo e distribuito alle famiglie bisognose del territorio. La Dusman infatti si è resa disponibile a sistemare gli alimenti avanzati in appositi contenitori per garantirne l'igiene e la sicurezza e etichettarli con le indicazioni del cibo contenuto e le modalità di utilizzo. Siamo contentissimi di aver raggiunto finalmente questo obiettivo che ci stavamo già lavorando da tempo. Adesso con il cambio della ditta che si occupa dello sporzionamento del cibo e della produzione del cibo siamo riusciti quindi a intercettare tutte queste disponibilità della ditta e delle associazioni sul territorio e quindi siamo stati in grado finalmente di mettere a punto questo progetto e per noi è veramente importante. Ogni giorno saranno i volontari della San Vincenzo De Paoli con i propri mezzi a fare il giro delle scuole a ritirare il cibo avanzato. Seguiamo circa 60 famiglie e già stiamo facendo la mattina della distribuzione di quello che ci danno le pizzerie, per esempio, avanzate del giorno prima. Quindi già facciamo questo servizio. E ora pensiamo sia importante poter realizzare questo per portare i pasti a casa. Un'iniziativa che combatte lo spreco e insegna ai ragazzi comportamenti virtuosi. E dalla collaborazione con il Comune di Montemurlo è venuta fuori questa esigenza sia da parte del Comune che da parte di Dusman di dare seguito a questa grossa esigenza sociale che è molto importante. In una società come questa dove c'è la cultura dello spreco, no? Dell'usa e getta, avere la possibilità di raccogliere quello che a noi non serve per darlo a famiglie bisognose, penso che sia per i ragazzi sia per le famiglie sia un messaggio molto forte, altamente direi con una valenza altamente anche etica e morale. A Montemurlo le risorse destinate alle politiche sociosanitarie sono aumentate negli ultimi anni, arrivando a 2.600.000 euro. Il tema del lavoro al centro dell'appuntamento organizzato per domani da Democrazia Solidale.
cultura sociale, due risposte per il mondo del lavoro. È il titolo dell'incontro pubblico in programma alle ore 18 a Palazzo Buonamici, a cui prenderanno parte l'ex vice ministro Mario Giro e l'imprenditore Gianmarco Piacenti. Ad introdurre l'incontro sarà il consigliere comunale Massimo Carlesi, modera il coordinatore regionale di Democrazia Solidale Lorenzo Marchi, che abbiamo intervistato. Un incontro aperto a tutta la cittadinanza con appunto l'ex viceministro degli esteri Mario Giro e Gianmarco Piacenti, titolare della omonima azienda Piacenti Spa, insieme al nostro consigliere comunale Massimo Carlesi. I temi che affronteremo sono appunto la cultura e il sociale, come attraverso la cultura e il sociale sia stato possibile creare numerosi posti di lavoro. Il sociale, l'onorevole Mario Giro parlerà appunto dell'esperienza della comunità di Sant'Egidio, essendo oltre alla politica un membro appunto della comunità di Sant'Egidio, e come nel corso degli anni attraverso la comunità e attraverso quindi l'attività sociale la comunità abbia espresso numerosi posti di lavoro e abbia formato numerosi giovani che poi sono andati ad occupare vari posti all'interno della società. Dall'altro lato Gianmarco Piacenti parlerà ovviamente della grande esperienza della sua azienda che da Prato ha portato il nome di Prato in tutto il mondo. Ovviamente l'esempio più importante è il restauro della Basilica della Natività. Elaborare azioni comuni per promuovere attività di conoscenza delle tecnologie Industria 4.0, degli impatti sull'organizzazione delle imprese e delle opportunità formative destinate ad imprenditori, manager e lavoratori. Regioni ed associazioni di categoria hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per favorire l'apprendimento e adeguare le competenze richieste dalla trasformazione digitale in atto. Scopriamone di più. È stato siglato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze un protocollo d'intesa tra Regione e associazioni di categoria per dare impulso alla conoscenza delle tecnologie di Industria 4.0. A firmare sono stati gli assessori all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco e alle attività produttive Stefano Ciuoffo, con Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, LegaCoop, AGCI, CNA, Confartigianato, Confservizi, CISPEL, mentre Casa Artigiani ha annunciato l'adesione. Obiettivo: favorire l'apprendimento e le competenze richieste dalla trasformazione digitale. Ci sono anche tante opportunità formative con quello che chiamiamo il duale, spesso poco conosciute, perché si può per esempio assumere in apprendistato di terzo livello uno studente universitario, uno studente anche di scuola superiore, che mentre lavora, quindi mentre è inserito nell'organico, acquisisce il titolo di studio. Tra gli impegni assunti con il protocollo, la collaborazione in workshop, i voucher formativi per i manager, la condivisione di strumenti sulla piattaforma Cantieri 40 per le imprese, ma anche la formazione dei lavoratori, i 59 corsi di alta formazione ITS e IFTS finanziati dalla Regione appena partiti per formare i super tecnici richiesti dalle imprese e i 20 corsi di formazione per gli imprenditori. Il trasferimento di competenze dai centri di competenza di formazione alle aziende è il tema di questi anni. Con quali strumenti riuscire ad avere risultati efficaci è la domanda che ci siamo posti, soprattutto a valle della rilevazione del grado di innovazione tecnologica presente nel mondo delle imprese toscane. È andato al carnevale di Paperino brandendo una katana vera ed è successo durante la sfilata di ieri. Il bambino, un cinese di 12 anni, ha prelevato la spada da uno sgabuzzino di casa senza avvertire i genitori ed è andato al carnevale a giocare con gli amici. Ad accorgersi del fatto è stata un agente della questura libera dal servizio che ha subito allertato la centrale. La polizia, giunta sul posto, ha tolto l'arma al bambino portandolo a casa. La madre ha raccontato che il bambino si era allontanato da mezz'ora senza aver avvertito i genitori ed è stata denunciata per abbandono di minore.
Con un omaggio ai 90 anni di Topolino è andata in scena la prima sfilata del Carnevale di Paperino, giunto alla 42esima edizione. In migliaia hanno preso parte alla festa con carri e maschere dedicati ai personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi. C'eravamo anche noi. Ci troviamo sicuramente in una posizione privilegiata. Perché possiamo vedere dall'alto qua il Carnevale a Paperino. Diamo uno sguardo giù. Quali sono i temi dei carri di quest'anno, Carnevale 2019 a Paperino? Sono del mondo dei cartoni animati, dei giochi elettronici e mancava Mary Poppins, visto l'attualità del momento. Trolls, Fortnite, sono tanti, 90 sono tanti, anni di Topolino. Tutto quello che la fantasia suggerisce. Un bellissimo lavoro, un lavoro di gruppo eccezionale, una magia proprio. Il Carnevale Paperino è questo, una grande festa di colori e di suoni. E tra le topoline ne abbiamo scoperta una davvero speciale, perlomeno una veramente tanto tanto attiva. Da quant'è che ti occupi di organizzare questa bellissima festa a Paperino, Roberta? Da 42 anni naturalmente. Soli, eh? Soli. Sì, soli, soli, soli. E devo dire quasi con lo stesso entusiasmo, perlomeno quando ci si ritrova in sfilata ti posso garantire che è come quando avevo 17 anni e sfilavo per la prima volta, perché l'atmosfera della festa è talmente coinvolgente che veramente ti prende. Chi siete voi? Noi siamo Babbo e Figlio. Siamo dei T-Rex. Ah, ma mangiate le persone? No, no, siamo vegetariani. Meno male. E qui abbiamo trovato Frozen, Anna. Anna, ciao. La piccola Elsa. Saluta. E poi l'immancabile Olaf. Fatti un po' vedere, Olaf. È bello portare la famiglia e vestirsi un po' tutti. Sì, sì, molto, molto bello. Si fa per loro. Per lei. No, per... Una soddisfazione incredibile qui a Paperino! E quanto lavoro ci vuole per fare una cosa del genere? Non tantissimo, guarda, ci vuole tanta forza di volontà, tanta voglia e tanto divertimento soprattutto. Sei un leoncino? Questa è la danza delle topoline, vero? Sì! Ma com'è bello danzare con voi, anch'io, su! E lasciamo la festa ai colori del Carnevale di Paperino per parlare di un blitz antibracconaggio della Polizia Provinciale sulle colline di Vernio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi all'interno di un terreno agricolo coltivato ad olivi e sul quale erano situate alcune baracche per il ricovero di animali da cortile. Qui gli agenti hanno rinvenuto 4 trappole per la cattura di selvatici, una in particolare di grosse dimensioni, appositamente predisposta con il cibo per attirare e catturare cinghiali. Trovate anche 2 lacci, una grossa tagliola dentata in ferro, una rete predisposta per la cattura di uccelli ed un punteruolo in ferro, probabilmente utilizzato per l'abbattimento degli animali che rimanevano catturati nelle trappole. All'interno di un congelatore invece sono stati rinvenuti 2 sacchetti di carne di istrice, specie vietata. Tutto è stato sequestrato mentre un uomo, peraltro non cacciatore, è stato denunciato per i reati di caccia in periodo di divieto generale con mezzi vietati, esercizio dell'uccellagione e detenzione di specie selvatica protetta. Voltiamo pagina, parliamo di sport. Il calcio, il Prato sfiora soltanto quella che sarebbe stata la 4ª vittoria consecutiva in campionato. Lanieri sfortunati raggiunti in extremis dallo Scandicci. I particolari li vediamo insieme nel servizio del nostro Massimiliano Massi. Una beffa. In piena regola, il Prato viene raggiunto in piena zona Cesarini dallo Scandicci, che riesce a strappare il pareggio per 1-1. La squadra bianco-azzurra recrimina, domina la partita, ma deve accontentarsi di un solo punto per la propria classifica. Abbiamo avuto diverse palle per chiuderla, non l'abbiamo fatto, e quando le partite tengono in equilibrio può succedere che
una palla in gestione per un fallo laterale nostro, la bandierina avversaria quasi, e siamo riusciti a complicare tutto, a buttare via due punti. E non sono i primi dopo il 90esimo, quindi il rimpianto è ancora più grosso. Primo tempo, subito con il Prato, avanti tutta. Tomi su punizione impegna Martinelli, che in due tempi neutralizza. Al 27esimo la squadra bianco-azzurra passa in vantaggio. Intervento falloso in area di rigore di Pezzati su Carli, che induce l'arbitro a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto Moreo fa bingo e porta avanti il Prato. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, credendoci, è quello che avevo detto ai ragazzi. E alla fine sì, con un po' di fortuna, rischiando il 2-0 poco immediatamente sulla conclusione di Rozzi, e poi dopo questo gran cuore di questi grandi ragazzi, per me è molto importante, è un buon viatico per il futuro per noi. Nella ripresa il derby rimane in controllo del Prato, sebbene lo Scandicci recrimini in avvio per questo gol annullato a Sinisgallo per fuorigioco. La squadra laniera continua a menare le danze. Fofanà colpisce una clamorosa traversa, mentre Moreo successivamente non inquadra la porta dello Scandicci. Il Prato pare in gestione della partita e al 45esimo si divora la rete del raddoppio con il neoentrato Rozzi, che mette alto da buona posizione. Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio si abbatte sul Prato, che al 49esimo in pieno recupero subisce la beffa del gol del pareggio. Campagna mette in rete sul filo del fuorigioco e consegna allo Scandicci un punto d'oro in ottica salvezza. Per il Prato invece una beffa in piena regola. E di Scandicci-Prato si parlerà proprio stasera nella trasmissione Il gioco è fatto, nella trasmissione dedicata al calcio dilettanti, curata e condotta da Massimiliano Masi, a cui cediamo la linea. Buonasera Massimiliano. Buonasera, buonasera Maddalena, buonasera a tutti gli amici all'ascolto e alla visione, 21:20 rigorosamente in diretta, il gioco è fatto. Parleremo del campionato di Serie D, rivivremo le emozioni di questo super derby tra lo Scandicci e il Prato, con la formazione bianco-azzurra beffata proprio in zona Cesarini, con il Prato che comunque mette a segno il quarto risultato utile consecutivo. Avremo tra l'altro in studio un giocatore dello Scandicci, il difensore Elio Giampà, e il portierone del Prato, Andrea Fontanelli, per appunto andare ad approfondire tutte le tematiche di questo derby. Spazio poi al campionato d'eccellenza con quelle due, vale a dire il Poggi Bonsi e il Grassina, che continuano a braccetto in testa alla classifica a sprintare per la vittoria finale. Si riabilita la Zenit Audax, seconda vittoria consecutiva, e la formazione pratese, grazie a Manganiello, passa sul campo della Bucinese e torna in piena zona playoff. Spazio poi al campionato di promozione con la Pontremolese, che passa tra le polemiche sul campo del Jolly Montemurlo e allunga, sfruttando il pareggio nel derby pistoiese, quello tra la Larcianese e la Lampo. Acuto di giornata e quindi copertina per quanto riguarda le formazioni pratesi per il Viaccia, che vince 4-0 addirittura contro la formazione del Quarrata. Ed infine in prima categoria è crisi per il Prato 2000, cercheremo di capirlo, perché seconda sconfitta consecutiva per la capolista allenata da Andrea Diodato, che perde anche sul campo della Galcianese. Quindi insomma non mancheranno gli argomenti di cui trattare. Vi invito, se volete intervenire attraverso gli sms oppure l'applicazione WhatsApp, a mandarci i messaggi al 331-188-676. 21:20, rigorosamente in diretta con Il gioco è fatto. Vi aspetto a più tardi, lì allo studio. Grazie Massimiliano, adesso passiamo al basket. Prima sconfitta casalinga della stagione per la Sive Prato, i Dragons dilapidano 14 punti di vantaggio e come all'andata si arrendono al Fucecchio. 89-81 risultato finale, le precarie condizioni dei due interni, Tahiti e Pinna al passo tutta la settimana, e febbricianti in campo non hanno certo aiutato la formazione pratese, che comunque rimane in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Colle Valdelsa. Ma ascoltiamo le parole di coach Pinelli al termine della gara. Siamo con coach Pinelli al termine di una partita che sembrava messa bene, poi Fucecchio è stata brava a mandarci forse un po' fuori di testa. Sì, ovvio che sono stati decisivi comunque gli episodi, come in tutte quante le partite condotte. Noi abbiamo avuto una settimana difficile,
abbiamo gestito la partita indirizzata come dovevamo. Sinceramente il quarto e quinto fallo di Tahiti e Pinna ci hanno molto penalizzato, abbiamo fatto fatica ad adeguarci un po' al metro arbitrale. Io però comunque, ragazzi, devo fare i complimenti che comunque hanno provato a lottare fino in fondo e hanno provato comunque fino in fondo a fare la prestazione. Ovvio che comunque contro il loro tonnellaggio perdere il 4 e il 5 titolare per noi è stata una perdita importante in una partita così. Ha perso anche Quarrata, quindi diciamo ora dovrebbe essere Colle quella più vicina. Domenica andiamo a Arezzo, squadra costruita per il salto diretto in categoria, proveremo. Sì, sì, assolutamente, loro sono stati fatti per vincere questo campionato, hanno speso tantissimo, hanno un budget importante, una società strutturata, erano partiti come gli strafavoriti, adesso sono un attimino dietro, l'ideale sarebbe ovviamente provare a fare una partita tipo Siena la settimana scorsa. La cosa importante comunque è proveremo a allenarci bene durante la settimana e fare le nostre cose, andare là e giocare la partita. E la telecronaca Sive Prato Fucecchio andrà in onda domani alle 23:50 su questo canale con la replica in prima serata mercoledì alle ore 21 su TV Prato Sport 1, canale 212 del digitale terrestre. E spazio adesso al gusto con l'anteprima della nuova puntata di In Cucina con Diana, in onda domani come sempre alle 13:20 prima del TG del giorno. Vediamo. Oggi si prepara un dolcino, la crema catalana. La crema catalana è una ricetta semplice, però io la faccio con i frutti di bosco. Poi prendo la buccia di limone, poi metto lo zucchero, 4 uova, 100 g di zucchero e mezzo litro di latte. E adesso è il momento di fare una breve pausa, ma rimanete con noi, tra poco l'agenda ed il meteo. Ben ritrovati, adesso è il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato e dintorni con la nostra agenda. Domani alle 16 nel locale della parrocchia di Santa Maria della Pietà, tematiche di filosofia, parte prima, conferenza a cura della Libera Università di promozione culturale, relatore Giovanni Grassi. Sempre alle 16 al Polo Universitario Città di Prato per il ciclo di incontri La Grande Madre Russia, Il nuovo secolo e la famiglia imperiale alle soglie della rivoluzione d'ottobre, Nicola II, conferenza a cura dell'Università del Tempo Libero Eliana Monarca, relatore il professor Giovanni Cipriani. Alle 18 al Centro Pecci, un anno lungo un giorno, raccolta di installazioni e documenti dei progetti realizzati durante il 2018 in Toscana, a cura di Pierluigi Tazzi. Sempre al Pecci, alle 21, per il ciclo Art Cities e le capitali dell'arte del Novecento, Roma anni 50 e 60, incontro con Alessandra Acocella ed Elisa Francesconi. Infine alle 21, Officina Giovani, per la rassegna martedì del Caffè Scienza a Prato, Industria 4.0, fabbrica intelligente e società del futuro. Incontro con l'ingegner Maurizio Fenn, esperto di innovazione Modera Raffaele De Maria. E adesso è il momento di collegarci con il Consorzio Lamma per sapere che tempo farà. Buonasera. Salve, un caro saluto, una buona serata a tutti gli amici che ci seguono da casa. L'esame della situazione sinottica indica ancora sul gran parte del Mediterraneo la presenza di un campo robusto di alta pressione che ci protegge dalle perturbazioni, tuttavia
Deboli infiltrazioni di aria umida d'ovest favoriscono ancora una nuvolosità di tipo basso che interessa parte della nostra regione. Andiamo a vedere infatti quello che ci attende anche per la giornata di domani. Poche le variazioni rispetto a quanto vissuto oggi. Al mattino un cielo nuvoloso, soprattutto sulle zone costiere e su quelle occidentali, per nubi di tipo medio-basso. Splenderà ancora il sole invece in montagna e in buona parte dell'Aretino e della parte più orientale della regione. Nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità, soprattutto sulle zone costiere e sulle zone interne. Permarrà una nuvolosità abbastanza consistente, i venti deboli o al più moderati meridionali con mari poco mossi, le temperature non subiranno variazioni rilevanti. Per quanto riguarda infine la giornata di mercoledì, cambia poco, ancora alta pressione ma con un cielo ancora prevalentemente nuvoloso, con nubi che interesseranno in maniera più diffusa la nostra regione, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio ci saranno delle schiarite, soprattutto sulle zone interne, mentre permarrà una nuvolosità abbastanza consistente sulla costa, ma non sono attese precipitazioni di rilievo. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata. Bene, il nostro TG termina qui, vi ricordo l'appuntamento con il TG del giorno domani alle 13:45. Adesso vi lasciamo alla trasmissione Chiedilo al Sindaco e da seguire la trasmissione di calcio Il gioco è fatto. A tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci.